Buon pomeriggio a tutti dai ragazzi di Yam Online. Appuntamento tutti i venerdì pomeriggio alle ore 17 su Radio 100 Passi. Ciao a tutti, siamo qui al centro Tau, una decina di persone per parlare della Zisa e dei Danisini. Ok. Danisini. Va bene, siamo qui. Danisini. Danisini. Ok. No, palermitanazzo devi essere, Danisini, così. Danisini, picciotti. Bravissimo. Vabbè. Siamo qua, abbiamo un po' di prospettive diverse, un po' di punti diversi, un po' di persone diverse per parlare di questo tema. Anche di colore. Anche di No, colore. vabbè, questa No. io non mi rincontro all'insegna della diversità. Comunque ci presentiamo. Ok, sì. Vabbè, io sono Fabio, ciao. Io sono Esther. Oh, sono Joseph. Io sono Giovanni. Io sono Ezra. Io sono Massimo. Piacere a tutti, io Diventa sono Fausto. troppo interrogati. Non ce l'hai. No, secondo me non ha senso presentarsi tutti prima. No, infatti, ragazzi. Buonasera o buongiorno a tutti, siamo qua a trasmettere dal centro Tau, io che sono Giovanni, Joseph, Marco e Giuseppe. Siamo qui per parlare di quartieri e di zone isolate e per lo specifico di parlare della Zisa e dei Danisini. Per me la Zisa e i Danisini ci sono due differenze, che la Zisa è una zona di passaggio, magari le persone passano, possono vedere, invece i Danisini si può entrare solo da una parte, oppure dall'altra, da un'altra parte, però si deve fare un giro molto lungo. Si deve Sì, fare. Insomma, vuole dire che comunque i Danisini sono in qualche modo molto più isolati dalla Zisa. Sono molto più isolati alla Zisa perché si può arrivare da una sola strada e non c'è nessun punto di attrazione per i Danisini. Per esempio, non esiste nessun bar, nessuna attività commerciale per la quale una persona esterna debba andare ai Danisini. Voi che comunque siete qua al quartiere, che mi sapete dire della scuola e del livello di istruzione delle persone? Sinceramente io non sono andato a scuola nella Zisa, ma fuori dalla Zisa. Però so che il livello di istruzione per ci sono persone intelligenti, ma allo stesso tempo ci sono persone meno intelligenti, cioè un po' come in tutte le altre scuole. Insomma, comunque c'è un livello di scolarizzazione che non è né troppo basso né troppo alto. Comunque le persone, non la maggioranza, ma molte persone hanno il diploma. Quello che vorrei anche fare è un attimo una descrizione dei Danisini, cioè insomma come sono proprio in maniera strutturale i Danisini, come sono sistemati e come sono combinati. Descriviamo un po' come sono questi Danisini. Per me i Danisini non ci sono tanti punti d'appoggio. Ci sono, alla fine c'era prima una scuola materna Sì. al centro della piazza. Però ora è abbandonata. È Questa scuola abbandonata. materna, ragazzi, c'è una cosa incredibile. Addirittura c'è un cavallo dentro la scuola materna e la scuola materna Non ci viene posso gestita credere. con un abusivismo incredibile. Loro possono, Comunque, noi no. vabbè, se sei Danisini, questo è altro. Comunque, i Danisini, giusto, è divisa in due piazze principali, no? C'è una piazza che sono divise praticamente da questa scuola materna e c'è questa strada principale che si chiama Via Danisini ed è l'unica via per accedere in macchina ai Danisini, perché se no bisogna fare tutto un passaggio a piedi per accedere da un'altra parte, cioè accedendo dalla parte della Zisa. E invece facciamo un po' una descrizione della Zisa molto veloce. La Zisa parte dalla parte alta di Via Dante. Piazza Cappuccini qua E finisce praticamente in Piazza Sì. Cappuccini, no? Sì. Oggi sono andato nella Zisa nel quartiere dei Danisini e noi tutti e quattro più o meno abitiamo sia alla Zisa che ai Danisini. Vedendo questo quartiere, obiettivamente tutti noi possiamo vedere le cose negative, no, raga? Possiamo vedere le cose negative che per esempio sono. Nella maggior parte della strada ci sono dei buchi così sparsi Ok, che poi. nessuno ha mai riparato. C'è anche il problema dell'allagazione quando piove Le molto. fognature. Sì, infatti, verso la parte. 10 presse alta Sì. che quando piove si allaga e diciamo, manco si può camminare. Ah, Io wow. abitavo là e non Allora potevo si sa, andare a scuola, in che mare che c'è bello. nella strada. Mamma mia, le maree della Zisa le chiamavano comunque. Però noi abbiamo visto comunque da abitanti della Zisa e da persone che prima di fare questa conversazione si sono un attimo informate che ci sono delle cose positive. Questa familiarità delle persone,
cioè una persona potrebbe essere solo così amico, cioè però si fidano moltissimo. Sì, diciamo come che... se fosse un fratello o un padre, una madre. Esatto, cioè c'è questo senso di familiarità che si ha un po' nei paesi alla Zisa, cioè si conoscono tutti i vicini, tra vicini si ci aiuta, se uno ha un'attività e chiede aiuto a qualcuno ovviamente t'aiutano. C'è sempre qualcuno. Io direi come un paesino sarebbe. Sì, diciamo che le cose positive sono queste. Diciamo che la vera cosa negativa, cioè che poi alla fine fa nascere tutto, e che mi sembra che gli altri non ne abbiano parlato abbastanza, sì, è il fatto di questa mentalità mafiosa che abita in tutta la Sicilia, però magari in particolar modo in queste zone. Sì. Perché poi non è questa che alla fine crea tutto, sì, no? Alla fine, perché uno dovrebbe venire alla Zisa? Perché secondo te anche Dani Sirni? Sì, si può stare, sì, però il crimine che c'è, spacci di droga. Sì, dalla Zisa dipende anche dalle frequentazioni e dall'amico. Eppure degli amici che ci sono. Posso là, pure amico, cosa? A chi conosci? Sì, sì. Per me la Zisa non è come l'ha detta lui, perché non la solo. Zisa ci sono degli aspetti positivi e degli aspetti negativi. Gli aspetti negativi può essere pure quelli che ha detto Giuseppe, ma gli aspetti positivi sono pure il centro Tao, è un aspetto positivo per me. Sì, insomma, per fare un attimo di riflessione, per andare un attimo in chiusura, la questione è che questi quartieri dovrebbero essere riaperti al pubblico, prima di tutto perché hanno tantissimo da offrire. Insomma, questi quartieri non dovrebbero chiudersi in se stessi, anche se la loro positività è che non è che sono come il centro e quindi sono aperti a tutti, no? La loro positività è che, essendo in pochi, essendo un micro paesino, si aiutano tutti tra di loro. Questo è giusto. Comunque, per chiudere, questi quartieri sono da rivalutare e invitiamo a tutti a visitare sia la Zisa di Dani Sinni, perché potete trovare dello schifo, ma potete trovare delle cose che potrebbero sorprendervi. Come noi. Grazie a tutti. E benvenuti in questa fantastica. Siamo online, siamo qui al Centro Tao e siamo 10 ragazzi pronti a parlare e discutere di quella che è la Zisa e i Dani Sinni, con i nostri pareri, i nostri punti di vista. Siamo tutti di quartieri differenti, quindi sarà un confronto molto interessante. Cominciamo, chi vuole iniziare a parlare magari? Io dico Giovanni. Che è brutto quando ti fanno parlare a te e tu volevi solo stare zitto e ascoltare. Ma comunque, io abito in Via Dante, quindi posso dare il mio punto di vista e la mia prospettiva numero sulla 5. Zisa. No, non ve lo dico, non le voglio, di carta di credito. Poi se Lupo dico sanguigno, no, grazie raga, no grazie. Il codice fiscale magari dopo. Se volete inviarmi i soldi, poi mi contattate in privato. Comunque, siamo qua per parlare della Zisa e non per fare i cazzoni. Quindi il mio punto di vista è questo. Quindi sono uno che la Zisa l'ha vista in maniera turistica, ovviamente con la scuola, perché mi ci ha portato la scuola. Da persona che cerca cose illegali, in maniera da persona che ci fa la spesa alla Zisa. Comunque, una persona... A volte le cose coincidono, cose legali. Sì, 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 cioè, in genere, quando vai a comprare il pane, compri pure altro. Comunque, quindi io vedo la Zisa in questo modo, cioè l'ho potuta vedere in questo modo, non sono nato e cresciuto alla Zisa, quindi la vedo molto da osservatore esterno. Per quello che mi riguarda, la Zisa ha degli aspetti negativi e degli aspetti negativi, però ce li ha solo negativi, ragazzi. Qua siamo un po' tutti tanti per parlare. Io posso dire che la Zisa non è lo stereotipo, è già questo, secondo me è dire tantissimo, però abbiamo gente che o c'è nato, o c'è cresciuta, o che ne sa molto di più di me sulla Zisa, quindi passerei alla parola a una persona un po' più concettuale, un po' più intelligente. Tipo me. Tipo me. Tipo me. Tipo me. E abito a 10 pressi. In 10 pressi. In 10 pressi. Un attacco di dislessia. La Zisa è sia bella che brutta. Ci sono varie... L'ho detto già io. Scusa. Vai. È la verità. Uno dice la verità. Ok. Quindi com'è sta Zisa? Bella! Oh! Ok. Quindi sta Zisa è bella. Sì. Perché? Perché ci sono persone che ti sorridono quando ti guardano. Sì, c'è questo senso di familiarità alla Zisa, che ne abbiamo già un po' discusso anche prima della diretta, della registrazione. Delle registrazioni.
Non devono sapere che siamo scarsi. E poi cos'altro c'è? Ma perché non ce lo dici tu, Esther? Infatti. Tu che frequenti il centro Tau, invece presti numero 9 da un bel po' di tempo. Ah sì, c'è da dire che Esther non è di questo quartiere, ma frequenta questo quartiere da ben 7 anni, quindi prego. Ciao, sono Esther, se non si fosse capito. Io abito al centro storico, però per motivi vari ho iniziato a frequentare il centro Tau che sta appunto alla Zisa, e quindi vuoi non vuoi alla fine mi sono ritrovata a conoscere molto di più il quartiere Zisa che è il centro storico di Vabbè, poi lo zito, le cose, vabbè, c'è sempre un sì, modo di vabbè, dire sì, qui sa. Tu dove c'è la parola centro vai, cioè. Esatto, io ho quel tipo di centri. Posso dire che sicuramente le prime volte in cui sono venuta alla Zisa da esterna ero influenzata da tutti i pregiudizi che c'erano sul quartiere in sé, ovvero che ci sono che ne so, gli spacciatori, ci sono quelli che camminano col coltello, non puoi camminare perché altrimenti ti fermano, ti ammazzano, fanno e dicono. Insomma, un quartiere degradato molto con un carino. Castello in mezzo. Sì, molto carino come quartiere. E poi ovviamente frequentandoli invece mi sono ricreduta e ho detto, ma esattamente tutte queste voci da dove vengono? Dato che ovunque vada ci sono le persone che mi possono ammazzare, mi possono fare del male, ma camminano col coltello. Che è stato proprio sfigato. Esatto, no, cioè, secondo dico, me è stato Giovanni a divulgare queste voci. Ma sicuramente. Chi altro abbiamo qui? C'è Gabriele, Massimo, Fausto, chi Gabriele? Vuoi parlare? Ma c'è Gabriele? Sì, ci sono due. Dentro non ci sono stato però. Cioè vado a scuola fuori dal quartiere, quindi. Ma sì, dove frequenti? No, scuola a casa, anche se esco vado fuori. Cioè, non ci sono attrazioni, non ci sono edifici oppure strutture che soddisfano i miei bisogni in questo quartiere. Quindi non frequenti. E qua quindi c'è già da dire una cosa, quindi la Zisa manca di strutture adeguate, manca di una struttura che possa, non lo so, allargare la rete sociale, possa fare stare bene le persone. Ma anche attirare il pubblico dagli altri quartieri in modo tale che conoscano meglio. O anche i turisti. Un saluto agli ascoltatori. Ci sentiamo presto. Buona serata. Ciao. Siamo online. Oui. Come no, ti è passato? No, no, dai. Stavo andando bene, basta, vattene. Chiudi, rimanete qua. Sì, va bene, va bene. Ci mangiamo Fabio, tanto. Sera, avete che fare? No. Registriamo la radio. Ciao a tutti e benvenuti al Centro Tau. Un abbraccio da Esther, Fabio e... Joseph. Io sono Giovanni e oggi andremo a parlare della Zisa e Dani Senni. Due quartieri che ci vorremmo tenere a parlare tentando di fare una discussione abbastanza informale, parlando un po' di tutto quello che comprende il quartiere, delle dinamiche del quartiere e di come un po' funziona questo quartiere. La Zisa è un quartiere che da tutta Palermo è definito degradato, ma non è che sia veramente così. Ci sono varie persone, varie associazioni che tengono a cuore la vita di molte persone del quartiere. Cioè di tutte, non di molte. Ok, c'è anche da dire che la Zisa è quello che viene percepito ed è quello che è realmente. Quindi secondo voi la Zisa come viene percepita? Perché secondo me la Zisa viene percepita molto male. La Zisa viene percepita sicuramente malissimo e ha una nomina che non le appartiene assolutamente, perché se tu metti caso sei in un centro storico e osi dire sto andando alla Zisa, loro dicono attenta, no, ma non hai paura? Assolutamente no, perché è un luogo come un altro, anzi è pieno di ricchezza e molta gente purtroppo a causa di questa paura immotivata di un luogo che ha soltanto un brutto nome a volte neanche vuole insidiarsi per conoscerla bene. Per il resto è davvero un posto fantastico con gente normalissima, non capisco perché tutti ne abbiano paura. E sinceramente a me sono capitate cose spiacevoli in centro e non qui alla Zisa. Una volta mi hanno accerchiato tre ragazzi e mi stavano per picchiare. Se non ci fossero stati dei miei amici a salvarmi, cioè sarei tipo morto. Ero presente, anche perché essendo del centro storico vivo costantemente queste situazioni. E non le vivo alla Zisa, vorrei precisarlo. Che è un luogo pacifico. Infatti ci sono le persone che non ci sono mai venute, non l'hanno mai visto. Sentono solo delle voci. Esattamente. Sì. È un pregiudizio come tutti i pregiudizi che ci sono in giro. Quindi possiamo dire che lo stereotipo della Zisa è la criminalità, la sporcizia. La sporcizia, poi cosa? Il degrado.
il degrado, ma anche penso la povertà educativa che sì, c'è, ma c'è anche ovunque, in tutta Palermo, in tutta Italia, in tutto il mondo. Ci sono moltissimi ragazzi che invece alla ZISA sono dei geni, che vogliono studiare. Tipo me? Sì, insomma, diciamo. Hey. E ci tengono davvero tanto a proseguire con gli studi. Non è detto che perché sei in un quartiere allora ti fa schifo la scuola, letteralmente. Dipende tutto sia dall'educazione sia magari anche dalle possibilità economiche, ma ripeto, un quartiere vale l'altro, non è perché qui è in un modo e altrove è meglio. Sì. Quindi lo stereotipo della ZISA è solamente un quartiere malfamato con un castello. Invece andiamo a parlare un pochettino di che cos'è magari veramente la ZISA e di tutti i tipi di persone che ci vivono, anche magari delle cose belle della ZISA. La ZISA sia tantissime cose belle che tantissime cose brutte. Per esempio, quando ero piccolo, mi affacciavo dal balcone e vedevo dei tizi che spacciavano. Mentre poi, magari adesso, scendendo, vedo solamente dei ragazzi grandi giocare con dei ragazzi piccoli. Ed è una cosa molto carina, perché non c'è un dislivello di età. C'è un ragazzino piccolo di 6-7 anni può giocare con un 17enne senza sentirsi fuori posto. Ed è una cosa meravigliosa, secondo me. Devo dire anche che alla ZISA ci sono tantissime persone che ho conosciuto, persone veramente simpatiche, persone che anche con un'alta scolarizzazione, persone che ci puoi parlare tranquillamente, persone che vivono alla ZISA anche magari solo per casualità e vorrebbero che la ZISA fosse un posto migliore. Ce ne sono tantissime persone così, e magari quelli che si vedono, perché ovviamente le persone meno scolarizzate, le persone, diciamo, definendoli tasci, sono le persone che fanno più rumore, perché una persona tascia mette la musica, una persona tascia gira col motorino, e quindi magari si tende ad avere l'impressione che sia più questo, perché sono quelli che fanno più rumore, quelli che si vedono di più, mentre invece le persone normali vivono solamente questo quartiere senza fare tutto sto bordello. In realtà la gente tascia, definiamola, perché mette la musica ad alto volume. Non è assolutamente detto che sia una brutta persona o altro. Anzi, per me una delle qualità più grandi della ZISA è proprio questo mantenere attiva una cultura ed una tradizione antica di Palermo in sé. Perché se vai, che ne so, in via Libertà, non trovi più la casa della nonna che esce fuori e ti fa vedere la pasta al forno che ha appena fatto e ti dice "Vieni qua!". Non esiste, ed è una cosa fantastica. Tutti abbiamo delle nonne che fanno così, però molti tendono ad allontanarla perché non lo so, in realtà, perché vogliono far morire proprio quella che è Palermo in sé. E lì in centro non esistono nemmeno bambini che giocano, non ne ho mai visti. Massimo, in piazza Skate ci sono i bambini con piazza con le... Skate quando c'era Politeama, che giocano tipo con gli skateboard e cose del genere, ma non vedi altre cose. Cioè, i bambini lì non fanno quasi nulla. Sì, diciamo che la ZISA è in qualche modo ancora mantiene qualcosa di storico, invece il centro un pochettino si sta depersonalizzando, cioè è centro ma non è proprio centro. Invece la ZISA ha un carattere suo e ha qualcosa di suo che può portare solo lei, no? Assolutamente sì, ma anche in molte periferie di Palermo c'è questa possibilità di trovare la vera Palermo, che molti ultimamente stanno dimenticando, soprattutto al centro storico. E qual è la vera Palermo, Esther? Bella domanda. Esther, allora cos'è la vera Palermo? Secondo me è un senso di familiarità che hai semplicemente camminando per strada, che in tutte le città del mondo onestamente non c'è, perché mi capita sempre di camminare soprattutto alla ZISA e di sentirmi come se fossi a casa mia. Le persone ti guardano, magari ti parlano pure, e non è che dici "ma questo che vuole?". No, sei tranquilla e gli rispondi o ricambi lo sguardo senza sentirti né attaccata né sotto pressione. È qualcosa di strano. Se fossi, che ne so, in un'altra città, probabilmente non penserei la stessa cosa. È uno che mi sta parlando. È una caratteristica istintiva del palermitano, non lo so, è particolare da spiegare, forse però, è impossibile. Però hai ragione dicendo che sta cambiando, cioè in centro le persone evitano lo sguardo ed è una cosa che non sopporto. Anche se chiedi magari l'ora, un'indicazione, ti guardano male e continuano a camminare. E non capisco proprio come facciano. Sì, ci stiamo allontanando piano piano tutti quanti tra di noi. È proprio la società che tende sempre di più a evitare il prossimo, il contatto con il prossimo. Una cosa che a Palermo in realtà ma non manca mai. Sì, che c'è questa forma di familiarità e questa cosa caratteristica che un po' avvolge tutti.
È stato un piacere parlare. Dal centro Tau è tutto, da est Fabio e Giovanni. Joseph. Joseph. Bella. Ciao. Salve a tutti, benvenuti a Radio Ariamo Online. Oggi vorremmo parlare di un argomento che sta a cuore un po' a tutti, soprattutto per chi vive a Palermo e chi conosce la realtà di ciò di cui stiamo per parlare. L'argomento è quello delle periferie urbane. Siamo qui per parlarne oggi con Giuseppe e Davide. Salve a tutti. Vorremmo concentrarci soprattutto sul quartiere Zisa oggi. Parlate un po' della vostra esperienza in questo quartiere. Davide, tu cosa ci dici? Ma io è la prima volta che vengo qua, perché sinceramente ho sempre sentito cattive voci in questo quartiere. Dicevano che era pieno di gente malfamata, puzza, lerciume, e quindi ho sempre evitato, a parte qualche luogo culturale come i cantieri culturali. Qua oggi sono venuto solo perché è un ambiente culturale, se non sarei mai venuto. Giuseppe, tu che ci dici? Sì, anch'io sinceramente questa è la prima volta che arrivo qua, vengo qua alla Zisa, perché comunque sono sempre stato un po' restio, perché mi faceva un po' quasi paura la zona, perché sai, leggendo su Facebook... Sì, è comprensibile, su Facebook veramente ci sono notizie vergognose. Scusa, ma... infatti su Facebook si legge di tante cose, tipo carneficine, spari, droga, chi più ne ha più ne metta, fondamentalmente. È vergognoso. Quindi io alla fine, quando sono stato invitato, avevo un po' di timore sinceramente, perché arrivando qua non sapevo cosa mi potesse succedere, cioè, non so neanche se trovo la macchina fuori, quindi... Sì, però vorrei capire un attimo, vorrei vedere voi, la vostra esperienza diretta. Parlate un po' di voi, non di cosa avete sentito, di cosa avete letto. Per venire qua al centro Tau a registrare questa trasmissione, avete dovuto attraversare il quartiere Zisa. Non avete visto qualcosa, un odore, della gente, un luogo, qualcosa che vi è rimasto, diciamo? Sì, venendo qua sicuramente mi sono soffermato sul profumo della frutta, delle patate, i rumori della strada, che hanno emanano una vitalità che comunque in quartieri magari più centrali non si vede, non si sente, un calore umano che nasce proprio dal rapporto che queste persone hanno con il loro ambiente più intimo. Sì, alla però, fine... Io sì. Passando, cioè venendo qua, ho anche visto il castello della Zisa, che è comunque un bel posto, architettura fenomenale, belle, sì, quegli ambienti sono belle fontane, un bel prato. Ho visto anche i bambini che giocavano a calcio, tantissimi bambini che giocavano tra di loro. Sono passato anche da Nino Ballerino, che fondamentalmente è qua vicino. O anche i cantieri culturali, là fanno proiezioni fantastiche, recuperi di film, Pasolini, espressionismo tedesco. Sì, alla fine magari ci può essere anche qualcosa di positivo nella Zisa, perché anche essendo un piccolo quartiere, un quartiere di nicchia, magari la gente si conosce tutta, quindi sono più affettuosi. Quindi non pensate che in realtà tentare di fondare la propria conoscenza attraverso dei pregiudizi letti magari su una pagina di Facebook o ascoltati semplicemente al telegiornale non è sbagliato in un certo senso? Non bisognerebbe vivere la realtà piuttosto che concentrarsi semplicemente su ciò che si sente, piuttosto su... Cioè, gli stereotipi non sono effettivamente fuorvianti per la costituzione della nostra società? Ma dipende cosa sono gli stereotipi. Quelli che ho letto io su Facebook non sono stereotipi, è verità, è dimostrato. Sì, infatti c'è proprio scritto di gente arrestata per spaccio di droga, omicidi e quant'altro, quindi non è che sono tanto stereotipi, alla fine... La realtà è questa, le cose. Cioè, praticamente succedono. È una specie di Gotham City. Cioè, ma non si rischia in questo caso di fare, come si dice, di tutto un erbo un fascio? Non bisognerebbe conoscere le persone, capire la realtà prima di soffermarsi su ciò che effettivamente viene detto dall'esterno? Più o meno, io faccio l'animatore personalmente. In un villaggio una volta ho conosciuto delle persone della Zisa.
Comunque loro avevano un figlio che stava studiando giurisprudenza, erano persone che mi parlavano anche abbastanza bene del quartiere, delle loro amicizie, di tutte queste cose. Anche io ho amici del quartiere, ma sono casi, cioè non è che stiamo parlando di tutto il quartiere. Alla fine ci possono essere, Facebook lo dimostra, ci possono essere quelle pecore nere, diciamo. Non pensate che per rivitalizzare ciò che effettivamente è quello di un ambiente urbano, soprattutto in periferia, non bisognerebbe costituire una comunità non fondata sui pregiudizi? Rimarchiamo sempre l'accento sul termine pregiudizio, proprio perché secondo me è quello che è fuorviante nella costruzione di una comunità che riesce a stare insieme. Non pensate questo? Non pensate che bisogna abbattere certi pregiudizi per poter rivitalizzare quella che è una periferia urbana? Rispondi che non ho capito. Beh, io ho provato, sono venuto oggi, quindi qua alla Zisa Cantiere Culturale al Centro Tau, che è un bel posto culturale, e venendo, come ho detto, ho visto delle suggestioni interessanti, colori, odori soprattutto, rumori, tutta una vitalità e anche una capacità di vivere l'ambiente che non si trova in altri posti. Però probabilmente ho visto male, cioè non penso che i miei occhi abbiano più importanza di quello che leggo su Facebook. Sì, anch'io ho visto comunque cose che in centro non si vedono, cioè io abito in centro e le persone magari non sono così espansive come lo sono qua alla Zisa, sono magari un po' più chiuse da noi, qui c'è tutto un altro tipo di affetto, qui senti più magari le persone parlare piuttosto che le macchine che passano perché la gente deve andare in ufficio, qua la gente pensa più a vivere. Ok, diciamo che possiamo chiudere qui questa farsa in un certo senso per far vedere appunto come la realtà non va costituita attraverso un agente esterno rispetto a noi. Noi dovremmo tentare di capire esattamente ciò che accade attraverso la nostra esperienza. Quindi il pregiudizio va combattuto in un certo senso. Sì, però Facebook ha sempre ragione. Va bene, dopo questa possiamo concludere qua. Diamo lei vi saluta, Davide e Giuseppe vi salutano. Buonasera. Ciao, alla prossima. Termina così il nostro appuntamento per questa settimana dai ragazzi di Yam Online. Appuntamento tutti i venerdì alle ore 17 su Radio 100 Passi. Alla prossima!